Diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema. Buonasera, ben ritrovati. L'appuntamento del lunedì con le tutele individuali e con i diritti in diretta e con l'Inca e con i miei ospiti e con i vostri ospiti, che stasera sono William Zannoni e Silvano Cavalletti, con i quali cercheremo di ragionare delle novità che in settimana si sono venute verificando, le indiscrezioni che tanto so interessano da casa, perché spesso e volentieri arrivano richieste in questo senso riferite a novità normative che dovrebbero essere contenute in legge finanziaria, senza però dimenticarci di quella che è l'ordinaria amministrazione, la gestione appunto di quelle che sono le tutele individuali nel controllo delle posizioni e nell'aspetto che vi accompagna all'ingresso appunto al diritto a pensione, quindi in tutte quelle sfaccettature che appunto riguardano quello. In tal proposito segnalo, naturalmente ringrazio i telespettatori che anche prima dell'inizio della trasmissione cominciano ad inviare i messaggi, fate molto bene, perché questo, come dire, ci fa già partire dentro il merito delle questioni. Questo signore, Silvano, la pongo a te la questione, lui dice che ha avuto 2 anni di aspettativa non retribuita, regolarmente assunto a tempo indeterminato, e la domanda verteva nella direzione di capire se poteva riscattare questi periodi e in che modo lo potesse fare. Quindi ti do subito la parola, così avviamo subito con le domande da casa. Allora, 2 anni di aspettativa non retribuita avrebbe potuto ovviare chiedendo l'autorizzazione ai versamenti volontari per coprirli di contribuzione, ma lo doveva fare, diciamo, all'inizio dell'astensione non retribuita. Altrimenti potremmo provare a riscattare il periodo, però in questo caso bisogna capire la motivazione di questa aspettativa non retribuita, perché esiste la possibilità di riscattare, ma esiste la possibilità di riscattare periodi per i quali uno si è astenuto dal lavoro, ha chiesto un periodo di aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari. Quindi è una situazione da analizzare, comunque se passa vedremo cosa possiamo attivare per coprire di contribuzione questo periodo. Bene, quindi insomma la costruzione attraverso i documenti, la verifica del requisito e poi nell'eventualità appunto la domanda, che non so se l'hai detto Silvano perché stavo leggendo un messaggio, non ci obbliga poi a pagarla nel momento in cui arriva la risposta. Valutiamo quanto costa e poi decidiamo. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Sì, pronto, buonasera. Buonasera a lei. Io ho fatto una domanda di certificazione di diritto a pensione ai lavoratori precoci il 7 di marzo. Sì. Mi è arrivata la risposta il 29/4, che c'è scritto la sua domanda è stata accolta, l'istituto sta procedendo con l'erogazione della prestazione richiesta. Sì. Poi dopo il 29/4 è arrivata un'altra risposta, c'è scritto verifica del diritto a pensione se rientra tra gli ammessi. Allora, credo che Silvano abbia la risposta, gli passo la parola in modo tale che le dice cosa deve fare eventualmente e qual è il perché di queste comunicazioni. Grazie. Allora, se le è arrivata una risposta, mi pare che abbia detto in aprile, quella non andava bene. Perché? Perché le domande presentate dopo il 1° di marzo devono necessariamente aspettare l'esito del monitoraggio a livello nazionale, che viene effettuato comunque a dicembre. Il termine di presentazione ultimo, lo ricordo per coloro che fossero ancora interessati e avessero maturato i requisiti quest'anno, scade il 30 novembre. Fino a che non è scaduto questo termine, non si procede con il monitoraggio a livello nazionale per verificare i tetti di spesa. Quindi quella risposta che lei ha ricevuto prima, se le hanno scritto non lo so, non ho capito bene, però non va bene, perché fino a dicembre lei non può, per norma di legge, avere una risposta certa. Quello che lei vede accolta se rientra fra gli ammessi significa semplicemente che la sede che certifica, in questo caso Piacenza, se risiede a Reggio Emilia, Parma o Piacenza, è la sede di Piacenza che certifica, significa che hanno già esaminato la pratica, che quindi ha tutte le condizioni per entrare nel meccanismo dei precoci,
però bisogna attendere questo monitoraggio a livello nazionale che verrà effettuato dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande, quindi a dicembre. Se va bene, verso la metà di dicembre riceverà la lettera di accoglimento. Quindi lo ricordiamo un po' per tutti e prendiamo la telefonata, come dire, come esempio. Tutte le domande fatte dopo la scadenza della prima tranche, che era il primo di marzo, Silvano, se non erro, per N motivi, perché dovevo aspettare i 6 mesi di convivenza con l'invalido, perché dovevo aspettare di avere finito l'ammortizzatore sociale, perché magari non avevo ancora finito di completare gli anni del lavoro gravoso che mi consentivano di accedere, o piuttosto che ho aspettato una certificazione di invalidità ed è arrivata successivamente. Tutte queste risposte avranno la loro, come dire, naturale conclusione con la certificazione che darà anche la decorrenza di pensione, perché nella lettera che l'INPS mi invia a casa c'è anche quella certificazione, alla metà circa del mese di dicembre, da lì in avanti. E quindi vedremo di gestire eventualmente tutte quelle situazioni per le quali ci sarà necessità poi di cessare l'attività. Per i già cessati dovremmo aver gestito le questioni, almeno per quanto ci riguarda, con l'invio già della domanda a quella che poteva essere l'ipotetica decorrenza maturata dopo il requisito, per esempio, della NASPI, in questo caso dei già cessati. Quindi insomma queste situazioni avrebbero dovuto essere gestite pregresse se avevano una decorrenza precedente, appunto. Quindi insomma arriverà la certificazione anche per questo signore. Quella dicitura, come Silvano ricordava, dice poco per il momento, finché non c'è la lettera di decorrenza. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera, io chiedevo un'informazione. Compio 67 anni in giugno, nel 2020. Chiedevo se ho diritto alla pensione di vecchiaia. Dunque, così signora, se le compie... Se sì, quando devo fare la domanda? Grazie. No, non se ne vada, resti con me ancora qualche secondo. Ho bisogno di qualche informazione in più, mi occorre sapere circa quanti anni di contributi ha versati. Circa 22-23 anni. No. Ok, direi che qualche elemento ce l'abbiamo, possiamo procedere con la risposta. La ringrazio, ma era un elemento significativo per la risposta. Ti lascio la parola a Viglia, così magari gli diamo un quadro generale, sì. Poi ovviamente... Sì, giustamente Cinzia chiedeva l'elemento determinante, perché l'età pensionabile è una cosa, è da un punto di vista del tempo il primo momento in cui posso accedere. Servono però appunto 20 anni di contributi. Se lei ne ha 22-23 non ci sono problemi e quindi sicuramente avrà diritto alla pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda i tempi della domanda, come sempre diciamo, se è una pratica che coinvolge l'INPS, dipendenti privati, normalmente non più di 3 mesi prima della decorrenza. Grosso modo questo è il tempo. Nel settore pubblico, se fosse una ex dipendente pubblico, possiamo farlo con un po' più di anticipo, ma tendenzialmente questi sono i criteri. Diciamo che la domanda si può già raccogliere, il patronato la può già mettere in scadenzario per inviarla appunto 3 mesi prima la decorrenza, quindi se la signora vuole fare già dei passaggi oggi lo può tranquillamente fare, tenendo conto che per fare la domanda occorrono i redditi suoi ed eventualmente del coniuge, se ne avete, perché vanno obbligatoriamente indicati, i dati del coniuge e naturalmente il codice bancario IBAN o postale IBAN che serve per l'accredito della prestazione. Quindi insomma, questi sono gli elementi per poter inviare la domanda. Lo può fare anche su appuntamento piuttosto che in accesso libero, attendendo il proprio turno allo sportello. Insomma, le due cose sono fattibili entrambe. Si consiglia sempre l'appuntamento, perché c'è un tempo, come dire, di lavorazione un pochino più tranquillo anche per voi e di attesa un po' meno snervante, perché le sale d'attesa sono sempre piuttosto piene. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Io telefono per conto di mio figlio, che si è laureato nel 2002, e però lui ha avuto due brevi periodi lavorativi antecedenti il 1996, due periodi estivi di un mese l'uno. È possibile lo stesso riscattare la laurea o questo è di impedimento? Mi dovrebbe dire... No, aspetti, non vada via. Stasera avete fretta, ma ho bisogno di sapere qualche cosa in più. Quando si è iscritto all'università? Come?
In che anno si è iscritto all'università suo figlio? Ah, si è iscritto nel 97. Perfetto, questo è rilevantissimo. Adesso scoprirà perché, perché è un, come dire, un dato significativo per capire come ci dobbiamo muovere. Do la parola a te, William, ci pensi tu a svilupparla. Grazie della domanda. Grazie. Allora, è determinante soprattutto per il nuovo istituto del cosiddetto riscatto agevolato. Il riscatto di laurea lo possiamo fare sempre, in qualsiasi momento, non ci sono problemi. Ovviamente il periodo deve essere scoperto, perché se paradossalmente, mentre facevo l'università, avessi anche prestato attività lavorativa e il periodo fosse già coperto, ovviamente non posso riscattare. La differenza fra periodi laurea che si collocano tutti dal 96 in poi, o periodi che si collocano a cavaliere o tutti prima del 31 dicembre 95, è sul costo. Il nuovo riscatto agevolato, appunto, che consente di pagare 5.000 rotti per ogni anno di periodo di laurea, è riservato a coloro che hanno frequentato l'università, il periodo di laurea, dopo il 1 gennaio 1996. Il fatto di avere dei contributi prima, in questo caso è irrilevante, rileva la collocazione temporale del periodo degli studi. Quindi può fare benissimo suo figlio la domanda di riscatto cosiddetto agevolato con quella cifra, sapendo fra l'altro oggi, ed è un chiarimento che è arrivato non molto tempo fa da parte dell'INPS, che quel periodo sarà utile sia per il diritto sia per l'importo della pensione. Ci interessa in particolare per il diritto, perché spendendo poco chiaramente prenderò anche meno di pensione, però essendo utile per il diritto è importante. Diciamo che questo istituto ha creato molta curiosità e molto interesse. Abbiamo presentato forse in questi mesi più domande di questo nuovo riscatto di laurea rispetto al precedente, che nonostante tutto aveva un rendimento presumibilmente più alto, perché ovviamente il vecchio riscatto di laurea io lo verso sui miei salari e quindi, come dire, proporzionalmente a quello che sto percependo. Qui c'è una cifra fissa, però in effetti, vuol dire, sapendo che a questo punto è un accantonamento valido anche per l'importo della pensione, non sono soldi, come dire, accantonati a nulla, ecco, e quindi possono servire. Sono casistiche poi più particolari, magari ne parleremo quando abbiamo dei giovani che poi verseranno le casse libero professionali. Lì magari la questione potrebbe essere un pochino più complessa, magari una sera la affrontiamo e diamo qualche indicazione in più. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera a lei. Vorrei fare una domanda. Io nel 2016 mi è stata riconosciuta una invalidità al 75%. È stato dato un assegno di 1.000 euro circa. Quest'anno l'ho rifatta, mi è stata confermata senza revisione. Però l'importo è di 700 euro. È giusta? Ah beh, allora l'importo, lei però ha una percentuale del 75 ed erano versamenti contributivi che lei ha smesso. Però ha smesso di versare o sta ancora lavorando? No, sto lavorando. Sta ancora lavorando. Allora, giro la domanda a Silvano, perché secondo me in un primo momento la telefonata era un po' lontana. Questo signore è titolare di un assegno ordinario di invalidità del valore di circa 700 euro. L'ultimo rinnovo definitivo lo ha fatto quest'anno. Allora, intanto premetto che sull'importo bisognerebbe entrare nel merito della posizione. Lei però il primo supplemento lo ha già inviato dopo 5 anni per aumentare l'importo. 2016. È caduta la linea. Allora, da quello che ho capito, ha avuto il primo accoglimento nel 2016. Quindi, per aggiungere contribuzione su quella pensione devono essere trascorsi almeno 5 anni. Per chiaramente verificare l'importo bisogna fare un esame approfondito della posizione, perché il calcolo è il calcolo stesso delle pensioni. Quindi bisogna capire quanti anni aveva il 95, se è un retributivo, se è un misto, eccetera, eccetera. Quindi non è che si può fare così in diretta. Chiaramente su questo tipo, su questa tipologia di trattamento, che non è una vera e propria pensione, un assegno ordinario di invalidità, ci sono a volte delle trattenute, se uno continua a lavorare, che vengono fatte per reddito. Quindi non è detto che la cifra in pagamento coincida con l'importo che spetterebbe nel caso di cessazione dell'attività lavorativa, perché probabilmente ci sono delle trattenute dovute al reddito da lavoro
che il signore che ha chiamato sta percependo. Questo è un assegno che ha scadenza triennale, ha già detto che quest'anno dopo 3 anni ha fatto il primo rinnovo ed è stato accolto, dovrà fare un altro rinnovo nel 2022, poi questo trattamento diventerà definitivo. Definitivo non significa che non potrà più essere chiamato a visita, perché è facoltà dell'istituto in qualsiasi momento verificare se da un punto di vista sanitario permangono le condizioni che hanno dato diritto a questo trattamento. Significa però definitivo che non ci sono più rinnovi obbligati che dovrà fare e questa pensione verrà trasformata solamente in pensione di vecchiaia. Poi anche lì bisogna capire la percentuale di invalidità, perché in caso di problematiche di salute si può ottenere una vecchiaia, che noi chiamiamo vecchiaia in deroga, ad un'età ridotta rispetto a quella prevista per la generalità dei lavoratori. Entreremo eventualmente poi più nel particolare, nel merito della posizione. Faccia un passaggio al patronato per capire un po' le scadenze e per essere certo di come gira quell'assegno. Prendiamo la telefonata che c'è in linea. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Deve abbassare il volume del televisore, ci dobbiamo sentire attraverso il telefono perché sennò c'è un ritorno ritardato, per cui attendiamo la risposta. Va bene. Grazie. Allora, io volevo chiedere delucidazioni sulle novità su Opzione Donna. Sì, volentieri. Premetto che io... 40 anni di contribuzione, attualmente sono in disoccupazione fino a marzo del 2020. Sì. Sono dell'anno 61. Sì. Grazie. Grazie a lei. Ti è tutto chiaro, Silvano? Sì, okay. Allora, chiaramente avrà sicuramente sentito parlare di una proroga dell'Opzione Donna, perché questo pare rientri nei programmi di questo nuovo governo che si è recentemente insediato e se per logica direi che ha buonissime probabilità di rientrare in questo meccanismo, anche perché il vecchio provvedimento che era stato fatto una tantum e che prevedeva la maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2018 si è concluso con la classe 1960. Quindi se faranno un nuovo provvedimento, perché non potrà essere altro che un nuovo provvedimento, bisognerà vedere che età stabiliranno. Normalmente il requisito contributivo per Opzione Donna è sempre rimasto fermo a 35 anni di contribuzione, quindi chiaramente lei avrà una possibilità, secondo me è molto probabile, che se, come detto, come hanno già anticipato, prorogheranno l'Opzione Donna, lei possa rientrare in questo meccanismo. Poi dovremo attendere il testo di legge per esaminare i criteri che verranno indicati. Le dico solamente che chiaramente nel suo caso questa possibilità le eviterà di pagare i contributi che le mancano per arrivare ai 41 anni e 10 mesi. Poi bisogna vedere se lei è una precoce, perché avendo perso il lavoro probabilmente potrebbe riuscire ad andare con 41. Le dico questo perché Opzione Donna non è un regalo, quindi non è da escludere che poi ci sia una riduzione dell'importo, quindi la invitiamo a valutare correttamente tutte le possibilità prima di fare una scelta, perché Opzione Donna, lo ricordiamo sempre, prevede che ci sia diciamo un cambiamento del sistema di calcolo che normalmente, non è detto, però normalmente provoca una diminuzione dell'importo. Diciamo che se i 41 sono nel 2020 potrebbe avere un anno prima dei 19, facendo un calcolo matematico, però insomma
come giustamente Silvano le segnalava, è importante verificare con attenzione che non ci sia un requisito alternativo a quello per effetto del calcolo, per mille ragioni, un po' anche per l'incognita, perché Viglia, adesso ne avremo parlato stasera, però su questa indiscrezione ci sono delle ragionevoli ipotesi che possa andare a buon fine, ma non è una certezza, nel senso che ne stanno parlando tutti, anche le testate giornalistiche specifiche ne parlano in modo diffuso. Diciamo che l'unica documentazione ufficiale al momento a nostra disposizione è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, dove non c'è scritto niente. Niente, perfetto. Sappiamo che nel programma di governo invece c'era una sorta di impegno a mantenere sia Ape Social sia Opzione Donna, che potrebbe pure diventare strutturale, quindi non tanto con interventi spot di anno in anno, però fino a quando non verrà presentata, certo, almeno dopo un passaggio in un ramo del Parlamento, la legge di bilancio, non sapremo esattamente cosa succederà. Diciamo che se questa signora ha un'imminente comunque scadenza, una verifica appunto sul requisito dei precoci che Silvano segnalava, secondo me è importante, dopodiché se non avesse quella qualifica perché le manca l'anno di lavoro prima dei 19, aspetteremo di capire se c'è un'alternativa a quello. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo la diretta, riprendo con alcuni dei messaggi che sono arrivati. Tra l'altro questo messaggio non l'avevo preso la settimana scorsa perché era arrivato troppo tardi, lo prendo volentieri stasera perché mi permette di fare un ragionamento su una cassa che non è una cassa previdenziale che accumula con le altre, che è l'ENASA Arco, perché questo signore dice: io ho iniziato a lavorare nel 75 con alcuni periodi di lavoro da studente e adesso sono agente di commercio, presumibilmente ininterrottamente, ma questo poi è oggetto eventualmente della verifica della posizione assicurativa, perché il fatto di aver cominciato nel 75 non significa che io abbia la carriera ininterrotta, va tutto verificato ovviamente. Però in linea generale in questo caso se lui versa come commerciante e anche all'ENASA Arco, e presumo che sia così perché normalmente le posizioni di agenti di commercio sono fatte in questo modo, cosa possiamo consigliargli? Io, Silvano, vuoi parlare tu o William, uno dei due? Come volete, ne parlo io? No, parlate voi. Ti lascio la parola a William così. No, dai, beh, l'ENASA Arco è una bestia strana, nel senso che non dialoga con il resto del sistema previdenziale, a meno che il lavoratore, come ricordava Cinzia, non abbia la doppia posizione, che dovrebbe essere quella normale, certo, iscritto alla gestione commercianti INPS e in più sulle provvigioni versare l'ENASA Arco, che è un fondo integrativo rispetto a quello principale. Ci sono però alcuni agenti che per una situazione particolare dal punto di vista giuridico e dal punto di vista fiscale hanno solo l'ENASA Arco e non la gestione commercianti. Ovviamente l'ENASA Arco ha avuto tutta una serie di evoluzioni per quanto riguarda il diritto a pensione, ma se è iscritto dal 75 non dovrebbe avere particolari problemi. Quindi, però bisogna verificarlo come sempre. L'unica cosa non ci dice l'età, e quindi io lì faccio fatica un po' sulla vecchiaia ENASA Arco, che ha delle regole legate sì, a seconda all'età, delle date di iscrizione, delle date di maturazione dei requisiti. Però insomma anche lì si può, noi abbiamo una collega che se ne occupa in via Roma e quindi anche lì si può entrare proprio nel merito. L'unica cosa che mi rilevava appunto dire è questa, che siccome nella modalità del nuovo cumulo gratuito ENASA Arco è esclusa da tutto perché non è una cassa libero professionale ma una fondazione, per cui ENASA Arco non solo non dialoga ma non mai e poi mai la si mette insieme. Credo che l'unica cosa che faccia ragionevolmente è l'applicazione del casellario pensionati per effetto appunto delle detrazioni e delle tassazioni, certo, ma per il resto non opera in nessuna maniera rispetto a parlarsi con le altre casse, sia per il cumulo sia per tutto quello che concerne le prestazioni varie ed eventuali. Per cui insomma davvero in questo caso il consiglio è quello di fare una verifica attenta della posizione, la costruzione dell'eventuale domanda, l'età anagrafica in questo caso è molto rilevante perché su ENASA Arco rileva non solo l'anzianità contributiva ma anche l'età anagrafica. Se non ci sono chiamate in linea, la regia non me ne ha segnalate direi, questo signore di cui vi leggo il messaggio, il figlio di questo signore in realtà, ha la residenza a Zurigo, lui chiede se può riscattare i 5 anni di laurea che ha conseguito a Reggio, quindi presso l'Università di Reggio, che dovrebbe rientrare appunto perché lui si è iscritto alla laurea dopo il 96, quindi nel nuovo sistema legato alla nuova normativa sul riscatto di laurea.
Io questo è un passaggio di cui vi lascio la parola, perché onestamente sui residenti fuori dall'Unione Europea, perché la Svizzera non sta, se non sbaglio, all'interno dell'Unione Europea. Non è so Unione Europea, funziona. Ma applichi i regolamenti comunitari. Ok, quindi vale quello. Vale quello, okay. Certo. Però qui il problema è un altro, cioè se il dubbio è di poter applicare le regole del riscatto italiano agevolato, se ha solo contributi svizzeri ovviamente non si può fare. Per avere questa possibilità bisogna che abbia almeno una settimana di contributi in Italia alla quale attaccare questo periodo di laurea. Cioè non è come altre tipologie dove posso anche accreditare dei contributi, valorizzarli anche se non ho una posizione. Il riscatto di laurea si deve necessariamente collegare ad una posizione anche superativa. Anche se non è un mai assicurato, nella vecchia modalità di riscatto per i mai diversamente assicurati. Allora, se io... è una domanda che ti faccio. Se io ho versato contributi in Svizzera, okay, prima del 96, okay, ma il periodo di laurea l'ho fatto in Italia dopo il 96, okay, si colloca comunque virtualmente nel sistema contributivo, e se avessi almeno un contributo in Italia potrei riscattarlo col meccanismo agevolato senza particolari problemi. Una volta riscattato in Italia chiaramente diventa utile anche nell'ambito della totalizzazione internazionale, Italia, anzi Comunità Europea diciamo meglio, sì, più correttamente, e Svizzera, perché si possono applicare i normali regolamenti comunitari. Però potrebbe verificarsi il fatto che non ha contributi prima e ce li ha solo adesso su post laurea, in questo caso non c'è problema. Non importa, il riscatto di laurea agevolato, okay, è l'importante è che la laurea si collochi nel periodo contributivo. Quindi lui può fare la domanda tranquillamente anche in Svizzera, c'è il patronato INCA, certo, credo anche a Zurigo tra l'altro, sì, quindi può rivolgersi a loro direttamente, c'è una modalità ed è un canale che lui può utilizzare appunto per la richiesta, quindi assolutamente sì. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Sì, buonasera, mi chiamo Fabrizio, sì, siamo da Reggio Emilia. Prego. Pronto? Sì, io l'ascolto, dica pure. Sì, chiedo scusa, mi perdoni. No, io mi volevo legare appunto all'argomento di cui avete appena parlato, sì, poi abbassando il telefono non ho sentito bene la risposta. Avevo un quesito per mio fratello è un ricercatore università, è un ricercatore al CERN di Ginevra, è assunto da una università cinese ed è cittadino italiano e quindi è preoccupato perché da 4 anni percepisce un reddito mensile da parte dell'università cinese, però non ha versato ancora alcuna tassa e quindi è preoccupato che magari l'Agenzia delle Entrate possa un giorno chiedergli insomma 10 anni e passa di contributi non versati, quindi chiedevo se poteva indirizzarsi a qualche ufficio a Ginevra, sentivo adesso appunto l'Inca di sì, volendo la tornata sì, giuridico. Lì bisogna ecco, però l'informazione in tal senso, grazie. Prego, qui bisogna però inquadrare secondo me un po' meglio la condizione, nel senso sì, che se lui è assunto direttamente da un ente cinese, bisogna capire quella normativa e la normativa dove sono residente, perché si intrecciano, nel senso che lui se ha la residenza in Svizzera, pur essendo cittadino italiano, segue le regole svizzere, non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere così. Per cui sicuramente l'Inca di Zurigo, piuttosto credo anche a Ginevra se non sbaglio ci sia un altro ufficio, può rivolgersi lì cercando di capire se loro possono in questo senso fare un quesito, piuttosto che hanno già invece la risposta perché conoscono più approfonditamente la normativa, perché mi vengono in mente coloro i quali lavorano per aziende estere che a seconda degli accordi che hanno con l'Italia versano direttamente alla fonte oppure con la doppia imposizione. Qui si tratta di capire com'è la gestione svizzera-cina in questo caso, se lui ha la residenza in Svizzera. Se lui ha conservato la residenza in Italia invece bisogna fare un'opportuna richiesta eventualmente all'Agenzia delle Entrate, perché mi parlava di Agenzia delle Entrate e non vorrei che non avesse mai spostato la residenza. No, ma infatti lì ci sono due aspetti, ecco, quello fiscale e quello previdenziale. Perfetto. Quello fiscale rileva la residenza in un paese dove sono almeno per 183 giorni l'anno, che diventa il paese prevalente, che ha in linea di principio una capacità di attrazione del reddito in quel paese e debbo lì pagare le imposte. A meno che non ci sia una convenzione sulle doppie imposizioni, fra i due paesi, ma la Cina non mi pare che abbia grandi convenzioni temo di no, con altre realtà, sicuramente non con l'Italia. No.
Per quanto riguarda invece il versante previdenziale, sicuramente non c'è nessun problema. Se lui il reddito lo riceve da un'azienda cinese e da un'università cinese, se pagano i contributi li pagano sicuramente là. Non gli chiederanno mai contributi in Italia o in Svizzera per quanto riguarda questa attività. L'aspetto più importante è quello fiscale, certo, che va verificato. Quindi davvero un'attenzione a questo, perché le normative sono abbastanza strane, e bene ha fatto a fare questa richiesta, perché insomma prima cerco di capire e più sono preparato all'eventualità che qualcuno abbia qualcosa da dire. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Pronto, buonasera. Senta, chiedevo un paio di cose in merito al riscatto di laurea. Sì. Innanzitutto, ci sono dei limiti temporali per presentare la domanda, cioè si può fare anche nel 2020? Prima sì, domanda. Sì. Poi chiedevo un'altra cosa. Mia figlia è stata iscritta dal 2003 al 2011, ha fatto prima il triennio, poi la specialistica. E in questo periodo, soprattutto dal 2010, 2009, 2010, 2011, ha lavorato in estate nelle campagne del pomodoro. Per questi anni io dovrò pagare un pochino di meno, avendo già dei contributi versati. Grazie. Grazie a lei, glielo spieghiamo volentieri, perché questa è una situazione che capita abbastanza di frequente, cioè mi sono iscritto nel 2003 ma mi sono laureato diversi anni dopo la fine del periodo di corso legale di laurea. Possiamo dire, Silvano, che cosa in questo caso se... Allora, innanzitutto il riscatto della laurea va dalla data di immatricolazione in avanti per un numero di anni pari alla durata del corso legale. Chiaramente io credo che sua figlia sarà sicuramente interessata al riscatto agevolato, e quindi a pagare quella che quest'anno è 5.239 euro per ogni anno, indipendentemente che abbia svolto attività lavorativa o meno. Chiaramente, se nel periodo che lei va a riscattare, in questo caso dal 2003 in avanti, dovessero esserci dei periodi già coperti da contribuzione, questi periodi verranno scomputati da quelli che dovrà portare a riscatto. Quindi magari invece che riscattare 5 anni ne riscatta 4 e mezzo, e bisogna vedere dove cadono comunque questi periodi di contribuzione, perché mi pare abbia detto fra il 2009 e il 2011, con un'immatricolazione nel 2003 lei va a coprire il periodo 2003-2008. Quindi dovrebbe essere il periodo da riscattare tutto scoperto. E chiaramente questa facoltà non è limitata solo al 2019, ma potrà esercitarla in qualsiasi momento anche futuro. E chiaramente, per quanto riguarda il riscatto agevolato, siccome è calcolato su un parametro che è il minimale nella gestione commercianti, che quest'anno è pari a 15.878 euro, l'anno prossimo sarà un po' più alto, ma sarà un po' più alto di forse un 1%, adesso vedremo. Quindi la variazione fra un anno e l'altro, anche a livello di costi, in questo caso stiamo parlando del riscatto agevolato, è veramente minima. Bene, così insomma abbiamo anche chiarito questi aspetti particolari. Prendo questo messaggio, se non ci sono chiamate in linea, non me ne segnala la regia, quindi procedo. Mi interessa perché mette anche qui in evidenza delle particolarità. Questo signore fa parte, è assunto per una società in fallimento, per la quale però il curatore fallimentare non ha ancora emesso il provvedimento di licenziamento, quindi è formalmente in sospensione, ci dice. Lui dice: sono a 5 anni dalla pensione, ho modo di sollecitare al curatore fallimentare il licenziamento? Come mi devo comportare in funzione di questa situazione? Deve mettermi in ferie? Cioè, davvero, adesso io mi rendo conto del fatto che ci sia una preoccupazione, al di là del fatto che salto lo stipendio, e questo già è una questione piuttosto rilevante. In questo caso, Silvano, a me veniva in mente una dimissione per giusta causa, ci potrebbe stare? Beh, una dimissione per giusta causa ci potrebbe stare se per caso non c'è stato la corresponsione delle spettanze. Certo. Quindi in caso ci sia anche una mancanza di pagamento o stipendi che non vengono percepiti, qua può scattare
la dimissione per giusta causa e che dà comunque diritto alla NASPI. E chiaramente questi periodi di sospensione, noi l'abbiamo visti in altri casi di grosse crisi nella nostra realtà, sicuramente all'assicurato non fanno bene. Non fanno bene perché si determina un vuoto contributivo che dovrà in un qualche modo essere sanato o chiedendo comunque l'autorizzazione ai versamenti volontari, quindi pagando di tasca propria, ma questo vuoto contributivo andrà a penalizzare il lavoratore anche sulla futura NASPI, perché in quel periodo vuoto chiaramente non ci sono contribuzioni e siccome la NASPI va ad analizzare le retribuzioni degli ultimi 4 anni precedenti la cessazione del rapporto del lavoro, quando poi finalmente finalmente per modo di dire chiaramente, si arriverà a una risoluzione del rapporto di lavoro, in questo caso anche l'ammortizzatore sociale che ne deriva sarà penalizzato da questi vuoti. Quindi non è che ci si possa fare un granché, cioè non è che può andare dal curatore fallimentare a dire semplicemente mi licenzi. Lì bisognerà parlarne con i funzionari sindacali che seguono la partita legata all'azienda e cercare di trovare le soluzioni più opportune per tutti coloro che sono in questa condizione, perché presumo riguarderà non una sola persona ma parla di meno di 15 dipendenti, però persone. Insomma sì, diciamo che è una situazione complessa, però mi piace averne parlato, mi piace una parola brutta, mi rendo conto, perché non è una situazione simpatica, per dare queste indicazioni, perché davvero qualche volta si vanno, noi lo vediamo, i lavoratori sono un po' persi, nel senso che fanno un po' fatica anche a capire qual è la soluzione migliore. Quindi in questo caso sia la categoria sindacale che il patronato vi possono dare una mano almeno a capire quali sono le implicazioni, per esempio, di questo periodo vuoto che tu segnalavi, è molto importante ai fini poi dell'ammortizzatore, perché qui se si tratta di un fallimento è chiaro che arriveremo all'ammortizzatore con una certezza ragionevole, per cui è bene che questo lavoratore si muova per capire lui cosa può fare per se stesso in questo caso, perché mi pare che il curatore fallimentare non stia da questo punto di vista dando delle indicazioni precise, quindi lui ha giustamente diritto a costruirle. Poi è chiaro che quello che accadrà dopo, intanto ci mettiamo in casa l'ammortizzatore sociale con meno periodo di aspettativa, se sarà anche a salario zero, oltretutto c'è un problema di salario, quindi porto a casa almeno l'ammortizzatore sociale. Per cui davvero lo invito a fare un passaggio agli uffici per capire un attimo come gestire la questione. Noi ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo con la diretta, riprendo se non ci sono chiamate in linea che sono arrivate, con i messaggi, perché stasera sono arrivati copiosamente, e vi ringrazio perché ci consente davvero un po' di trattare tutti gli argomenti che da casa vi interessano e di svilupparli nel modo più esaustivo possibile. Questo signore deve aderire alla quota 100 e stasera ancora di quota 100 non avevamo parlato, quindi lo ringrazio perché ne approfitto. Lui è nato nel 58, quindi quando compirà i 62 anni, però se è nato nel 58 siamo nel 2020, bene, ho fatto i conti, quindi gennaio 2020 lui avrà l'età anagrafica necessaria, ha iniziato a lavorare nell'agosto del 78 e ininterrottamente, dice, ho lavorato fino ad oggi. Come deve procedere? Ti do la parola a Silvano, così gli diamo qualche indicazione di merito. Allora, innanzitutto speriamo che non ci siano modifiche, quota 100 dovrebbe rimanere, si sentono a volte quelle che sono più che altro delle voci dove si dice che magari verrà ritoccata, non si capisce bene se sull'età, sui criteri di accesso, eccetera, eccetera. Speriamo di no. In questo caso, chiaramente, questo signore, a parte che lo invito a valutare attentamente se accedere a quota 100, perché se ha iniziato a lavorare nel 78 non dovrebbe essere nemmeno tanto lontano dal requisito ordinario dei 42 anni e 10 mesi, e sappiamo che quota 100 ha come controindicazione quella di non poter più svolgere attività lavorativa, pena la sospensione del trattamento, o meglio, più che attività lavorativa, produrre reddito da lavoro dopo l'accesso a pensione con quota 100, perché altrimenti si ha la sospensione per tutto l'anno del trattamento.
Detto questo, chiaramente una volta che abbiamo, che avremo le cose certe per quanto riguarda la nuova legge di bilancio su eventuali modifiche, noi la domanda di pensione naturalmente la prepariamo prima. Se lui compie gli anni a gennaio, bisogna ricordare che chiaramente avendo già il requisito contributivo, se lavora dal 78, ci sono sempre i 3 mesi di finestra, presumo sia un dipendente del settore privato, quindi alla fine la decorrenza sarà comunque dal 1° di maggio del 2020, noi la domanda la presentiamo abbondantemente prima, possiamo già ad oggi iniziare la preparazione dell'istanza, poi provvederemo noi a trasmetterla all'INPS. Quindi se vuole passare iniziamo a fare dei calcoli intanto per vedere l'importo, perché con quota 100 sicuramente a livello di importo, anche se il calcolo è il medesimo, proprio per il fatto che si va in pensione prima, magari con un'età più bassa, i coefficienti per la parte contributiva sono un po' più ridotti, leggendo un'età anagrafica più bassa, di conseguenza anche l'assegno è un pochino più basso rispetto ad un requisito che si realizza negli anni successivi. Quindi lo invitiamo chiaramente a fare tutte le valutazioni, tutti i calcoli, e se è intenzionato anche a preparare la domanda per poi trasmetterla al momento opportuno. Anche perché ci riflettevo adesso, gennaio 2020 è già lì che viene, è già arrivato, e quindi ci siamo quasi. Prendiamo la telefonata che c'è in linea, pronto? Pronto, senta, chiedevo ancora una cosa, ho telefonato poco fa per il merito al riscatto di laurea. Gli importi che vengono pagati annualmente sono detraibili o deducibili dal reddito appunto della persona che fa domanda? Glielo diciamo volentieri perché in effetti non l'abbiamo messo in evidenza, no, quindi ringrazio la signora che ci aiuta molto anche qua a ragionare. Perché... Allora, ci sono due regole diverse all'interno delle quali poi dipende da come si colloca il titolare di quella laurea che si va a coprire rispetto alla sua posizione fiscale. Ora, le due fattispecie diverse sono il giovane mai occupato, io non ho mai lavorato, ho solo fatto l'università, mi laureo, decido di riscattare la laurea con un costo identico a quello del riscatto agevolato. In questo caso dipende se io sto anche, perché ho già nel frattempo cominciato a lavorare, producendo reddito, deduco dalla mia dichiarazione dei redditi l'importo del riscatto, e quindi tanto più alto è il reddito, tanto più alta è l'aliquota marginale, tanto più alto è il beneficio fiscale. Se invece rimango familiare fiscalmente a carico, perché non ho ancora trovato da lavorare, o ho lavorato con dei redditi molto bassi, oggi per i figli fino a 24 anni parliamo di 4.000 euro, altrimenti di 2.840 euro l'anno, in questo caso è una detrazione per oneri, cioè sconto dall'imposta il 19% di quei 5.000 euro per ogni anno. Se invece stiamo parlando di quel riscatto agevolato che sta facendo il lavoratore che ha avuto la laurea dopo il 1996, in questo caso è un onere deducibile dal reddito. Se sono uno che sta producendo reddito lo deduco dal mio, se sono familiari a carico del padre, della madre, di qualcuno, è lui che deduce per conto mio quell'importo. Quindi detrazioni o deduzioni a seconda di tutto questo scenario. È chiaro che la condizione migliore normalmente è quella della detrazione, perché detraendo dal reddito come minimo risparmi il 23%, se non aliquote certo più elevate. Altrimenti il 19% è chiaramente una cifra fissa, come le spese sanitarie e le altre spese di varia natura. Abbiamo fatto bene, perché in effetti era un passaggio che non avevamo messo in evidenza, quindi bene così. Questo signore invece, Silvano, ci fa una richiesta, lo utilizzo anche qui perché come si dice, vox populi delle volte dicono delle cose strane e non comprovate. Dice: la pensione anticipata Fornero ha una data di scadenza? Ho sentito dire che scade nel 2020. Allora, no all'ultima domanda, non scade, è una norma tutta in vigore e non ci sono situazioni legate alla Fornero che nel 2020 si modificano.
Lo diciamo meglio, Silvano, no, in modo allora, che... allora, naturalmente il requisito Fornero è un requisito che va avanti nel tempo. L'unica cosa che si potrebbe modificare, adesso ancora dovremo aspettare le mosse di questo governo perché non si sa, è il fatto che questo requisito, che normalmente, stiamo parlando di pensione anticipata, era legato agli indici di speranza di vita, tant'è vero che doveva esserci un aumento dei requisiti di 5 mesi nel 2019, quest'anno, che poi è stato bloccato, e questa pensione è bloccata rispetto agli indici di speranza di vita fino al 2026, cioè salvo modifiche normative. Oggi il requisito dei 42 anni e 10 mesi per l'uomo e dei 41 anni e 10 mesi per la donna, che è il requisito per poter andare in pensione, indipendentemente dall'età anagrafica, rimane fermo senza aumenti fino alla fine del 2026. Chiaramente questo governo potrebbe decidere di riprendere a far adeguare i requisiti agli indici di speranza di vita, come avviene peraltro per tutte le altre tipologie di pensione. Questa è l'unica modifica che potrebbe avvenire nei prossimi anni, altrimenti chiaramente questo è un requisito che va avanti con poi gli scatti previsti dopo al 2026, che dovrebbero riprendere nel 2027. Ciò che scade in realtà alla fine del 2019 è l'APE social, e questo sì, nel senso che è una normativa che, se non fosse prorogata, finisce il suo corso adesso, alla fine del 2019. Qui non ci sono, a parte i contenuti teorici per i quali si è ipotizzato di prorogare, qui al momento non ci sono, come dire, certezze di proroga. È certo però che al 31-12 quella norma, così come era stata pensata e costruita con la finanziaria, se non erro, del 2018, finisce, quindi lì quella è l'eventuale scadenza. Il resto, ma non c'entra niente con la Fornero. Non ha nulla a vedere con la Fornero. Sai, però, nell'informazione generica... Fu inserita generica, proprio per in allentare le regole della Fornero. Certo. Ma questo... No, però anche su questa c'è una voce di... ipotesi di renderla strutturale, proprio come intervento a favore di quei lavoratori disoccupati, disabili, che si trovano in determinate condizioni. Quindi può essere che diventi una cosa, però per il momento l'unica certezza è che scade il 31 dicembre, ti come lo yogurt. Prendo questo messaggio non tanto per il requisito a pensione, perché questo va ovviamente verificato, però questa signora dice: sono del 62, io ho un anno di lavoro prima dei 19, sono stata assunta a luglio dell'80, quindi ho la qualifica dei precoci, quando andrò in pensione? Al di là della data di pensionamento, che si può verificare in modo matematico, mi interessava, Silvano, mettere in evidenza il passaggio legato al fatto che la qualifica di precoce non è sufficiente per accedere in modo anticipato, perché il fatto di avere un anno prima dei 19 mi fa andare in pensione prima degli altri, ma per accedere con i 41 anni io ho necessità di avere un ulteriore requisito. Li ricordiamo quali sono i quattro requisiti, uno dei quali va comunque abbinato alla qualifica dei precoci. Allora, certamente. Innanzitutto, come dicevamo prima, per chi avesse maturato il requisito quest'anno, siamo ancora in tempo a presentare la certificazione fino al 30 di novembre. Quindi se ci fosse qualche ritardatario, tenete presente che oggi siamo in grado di presentare l'istanza per avere il riconoscimento come precoce. Come diceva Cinzia, chiaramente non basta l'anno di contribuzione prima del compimento del 19° anno di età, ma occorrono altre quattro condizioni. La prima è quella di essere stato licenziato, quindi di aver perso il lavoro, di avere terminato tutta la disoccupazione, e dalla fine della disoccupazione, ci raccomandiamo sempre, devono essere trascorsi 3 mesi senza avere ripreso a svolgere attività lavorativa, e questa è la prima casistica che consente di accedere al beneficio ridotto dei precoci. L'altra è un'invalidità personale superiore al 74%,
Poi ci sono le casistiche di coloro che assistono un familiare convivente, un parente o affine. A questo punto c'è stato poi nella finanziaria successiva, quella del 2018, un allargamento fino ai parenti o affini, fino al secondo grado. Chiaramente lì ci sono tutta una serie di condizioni molto complesse che vanno verificate. Il parente deve essere convivente e deve essere titolare di 104 con condizione di gravità da almeno 6 mesi. Poi esiste l'ultima categoria, che è quella dei cosiddetti lavoratori gravosi. Sono 15 categorie di lavori gravosi contenuti appunto nel decreto ministeriale, con specificato la tipologia di lavorazione. Più sono ricompresi anche i vecchi lavoratori usuranti del decreto legislativo 67 del 2011. Per poter andare in pensione come precoce bisogna entrare in queste quattro, in una di queste quattro categorie. Nel frattempo facevo i conti, il requisito contributivo che la signora deve raggiungere sono i 41 anni e 10 mesi più i 3 di finestra. Se non ho fatto i conti male, ci attestiamo oltre la metà del 2022 circa, se non ha condizioni come quelle che Silvano citava. Essendo del 62, ipotizzo che anche l'opzione donna potrebbe non interessarla, ma non si sa mai. Se diventasse strutturale, potrebbe perfino essere che una donna del 62 fra 2 anni acceda. Poi c'è la finestra, insomma, bisogna capire una serie di cose, quindi consigliamo alla signora di fare una verifica presso il patronato per controllare esattamente la cadenza di quelle che sono le normative attuali ed eventualmente mettere quelle scadenze che a noi servono per richiamarvi nel momento in cui doveste maturare un requisito alternativo. Se non c'è la telefonata in linea e non me l'hanno segnalata, ci fermiamo qua. No, c'è, allora prendo la telefonata per non lasciarla attendere. Pronto? Buonasera, sono Alessandro da Rius Liceo. Buonasera. Buonasera, un'informazione. Io volevo sapere per il riscatto della laurea secondo la contribuzione ridotta, sì. Dato che io ho già fatto alcune ricerche presso un patronato, il quale mi ha detto che è necessario essere privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 95, mentre io ho fatto l'università nel periodo 96-2002, ma precedentemente a quella ho alcuni lavori estivi, pertanto io la contribuzione ce l'ho antecedente non al 31 dicembre 95. Questo, la fermo solo un secondo. Lei non avrei diritto iscritto ad accedere al riscatto della laurea. Si è iscritto. Volevo sapere se esattamente così oppure se ci sono magari clausole diverse per il quale io posso accedere. Allora, le chiedo solo questo prima che ci abbandoni. In che anno si è iscritto? Io mi sono iscritto nel 96. Ok, no, avete gli elementi. Assolutamente. Le daremo un'informazione diversa. Io mi fido molto di chi le dà l'informazione, dopodiché lascio a lei. Allora, la condizione per applicare la regola del riscatto agevolato è che la durata del periodo di laurea si collochi nel sistema contributivo. Lei, avendo cominciato a lavorare anche brevemente prima del 96, è destinatario di un sistema misto dal punto di vista di regole di accesso alla pensione e anche di regole di calcolo. Ma il periodo di laurea, collocandosi tutto dopo il 95, è nel sistema contributivo, quindi lei può fare tranquillissimamente, e non ci sono dubbi alcuni, la domanda di riscatto agevolato pagando solo i 5.000 rotti euro l'anno. Su questo non c'è ombra di dubbio, quindi lei può fare tranquillamente la domanda all'INPS, poi chiaramente deciderà quando arriverà la risposta in funzione di tutte le sue valutazioni, perché abbiamo sempre detto, e questa regola ovviamente rimane anche a fronte del riscatto agevolato, un riscatto è conveniente nel momento in cui mi consente di anticipare l'accesso a pensione e anche di incrementarne la misura. Ovviamente il riscatto agevolato incrementa di meno la misura, ma oggi è tranquillo che serve per il diritto. Quindi se io ho già iniziato a lavorare prima, poi ho fatto l'università e spero di poter continuare tranquillamente a lavorare, ho l'opportunità di accedere a pensione ben prima della pensione di vecchiaia.
diciamo che con molta serenità, per non farla spostare di provincia che diventa complicato, lei va presso il patronato che a lei è più comodo, poi dirà agli operatori: io la voglio presentare, al limite me la respingerà l'INPS, così no, si mettono tutti un po' d'accordo in questo caso, ma davvero tranquille, non ci sono problemi, appunto. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità, ci vediamo tra poco. Riprendiamo l'ultima parte di trasmissione. Agganciandoci al tema di una delle ultime telefonate e ovviamente i telespettatori che sono molto attenti, questo signore ci chiede: nel caso in cui io riscatti la laurea ma ho un reddito che mi fa superare il carico fiscale, lui parla di 5.000 euro ma potrebbero essere anche 6.000, purché sia un incapiente, vuol dire non paga IRPEF perché sta al di sotto della soglia minima per il pagamento, quindi non sono a carico ma sono incapiente, chi va a recuperare questi soldini? Ahimè, nessuno. Detto... questo è un problema, sì, in effetti serio, nel senso che se io non ho il reddito tale per cui sono da considerare familiare a carico, e abbiamo ricordato 2.840 eccezionalmente da quest'anno per i giovani fino a 24 anni, fino a 4.000, quindi se uno ha oltre 24 anni rimaniamo nel vecchio limite. In questo caso quel beneficio fiscale non è un credito d'imposta che posso ottenere a prescindere, è uno sconto sulle imposte che devo pagare, per cui se ho imposte positive da pagare, sconto, se le mie imposte sono zero, ahimè, non posso dedurre assolutamente niente. Avrò un beneficio futuro, ma non ho un beneficio immediato, questo è il senso, insomma, certo, pagherò quel riscatto, cioè, in funzione. Tutto si legge nell'anno in cui sostengo l'onere, se in quell'anno non posso dedurre, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Questo invece, Silvano, è una domanda che ti faccio, è una cosa molto di nicchia, credo, però sempre di più i giovani si spostano all'estero per lavorare e qui l'estero chiede un documento che si chiama S1, che serve per la collocazione lavorativa. Se non erro, questo è un documento che gestisce direttamente l'INPS, che è quello che deve essere inviato sulla carriera lavorativa all'estero, me lo confermi, sì, che è così. Esatto. Quindi in questo caso, questo signore a cui servono i documenti per la Spagna, li deve richiedere direttamente allo sportello INPS. Tra l'altro ne approfitto per dire che dal 1° di ottobre l'Istituto si è adoperato per avere un accesso, adesso speriamo che sia ancora temporaneamente solo su appuntamento, ma che ci sia ancora una parte di accesso possibile diretto, potete attraverso l'applicazione mobile dell'INPS sul telefonino già fissare l'appuntamento con la linea che vi interessa, in questo caso è prestazione a sostegno del reddito, in questo caso ne approfitto per dirglielo, prende un appuntamento direttamente all'istituto, perché questa è una prestazione che non prevede un intermediario, quindi va gestita direttamente dall'INPS. Prendo la telefonata che c'è in linea, pronto? Ce l'ho, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Salve, io volevo chiedere, è possibile il riscatto dei contributi anche per i dipendenti o solo per gli autonomi? Dunque, per riscatto di contributi lei cosa intende? Provi a dirmelo con parole sue. No, prima, seguendo il programma, mi è sembrato di capire che si potevano riscattare gli anni persi di contributi per gli autonomi, volevo chiedere se era possibile anche per i dipendenti. Allora, proviamo a spiegarglielo, perché il riscatto di cui Silvano parlava d'inizio puntata era relativo ad un periodo di aspettativa non retribuita, prevista probabilmente dal contratto collettivo nazionale per un'assistenza o per me stesso in caso di bisogno di cure. Esistono delle fattispecie nelle quali l'azienda mi mette a salario zero e quelli sono eventualmente riscattabili. I periodi di omissione contributiva o di mancato lavoro hanno due modalità diverse. L'omissione contributiva è oggetto eventualmente di riscatto articolo 13 attraverso la documentazione, cioè io ho lavorato credendo di essere assunto, ma in realtà non mi hanno mai versato i contributi, quindi avevo un'inconsapevolezza appunto alla mancanza contributiva. Invece i periodi, Silvano, di mancato lavoro hanno una normativa da quest'anno, ma solo per quei periodi che sono, quindi allora, ti lascio un po' magari spiegare questo aspetto. Esiste questa pace contributiva, come è stata chiamata dall'ultimo governo uscente, che è stata istituita quest'anno e riguarda solamente però coloro che hanno iniziato a lavorare dopo la fine del 1995, cioè i destinatari del contributivo puro. Quindi in questo caso il destinatario del contributivo puro potrebbe riscattare
un periodo che sta fra il primo contributo versato e l'approvazione del decreto 4 del 29 gennaio 2019, purché questo periodo sia vuoto e scoperto da contribuzione. La domanda del signore, credo, era volta invece a capire se un lavoratore autonomo poteva riscattare dei periodi dove non aveva lavorato o dove non aveva versato i contributi. Naturalmente no, esiste solo una fattispecie di riscatto che riguarda i lavoratori autonomi, che è difficilissimo purtroppo da portare a casa, che riguarda periodi svolti in imprese dove il titolare era un familiare di questo artigiano o commerciante o coltivatore diretto che non ha poi versato la contribuzione per questo collaboratore. Chiaramente è molto difficile poter procedere con questa domanda perché l'INPS, per poterla accogliere, vuole dei documenti di data certa, quindi dell'epoca, che testimoniano che questa persona era e stava svolgendo attività come collaboratore in un'impresa artigiana, commerciale o agricola dove era titolare magari un fratello o il genitore. E qua la difficoltà è proprio ottenere e reperire questa documentazione, perché spesso e volentieri chiaramente le persone non hanno nulla che possa dimostrare ciò. Questa è l'unica tipologia, altrimenti il riscatto per i lavoratori autonomi non esiste. No, non esiste, anche perché qualche volta si fa un pochino di confusione da questo punto di vista. Anche i riscatti che io citavo all'inizio della risposta, che sono legati a quell'inconsapevolezza di versamento, io credevo di versare ma in realtà non ho versato, necessitano di documenti di data certa, ora per allora, quindi non solo il libretto di lavoro piuttosto che il documento che mi rilascia il centro per l'impiego, ma l'INPS ci chiede anche la documentazione comprovante, quindi spesso e volentieri le buste paga, oppure documentazione tipo i cedolini, in modo tale da dimostrare che c'era un'inconsapevolezza al versamento contributivo e che non è la costruzione di qualcosa, come dire, postumo, in necessità di. Tra l'altro si è sviluppata, per effetto di questa cosa della pace contributiva, una strana leggenda metropolitana per cui io potrei pagare i contributi anche tutti in una volta adesso per andare in pensione subito, anche quelli che si collocano dopo. Quindi dopo si creano una serie di simpatiche come dire, figure mitologiche come questa, no? Davvero, insomma, c'è modo di agire sulle posizioni assicurative, c'è modo di costruire, come taluni messaggi stasera vi hanno, secondo me, anche un po' chiarito, partendo dai presupposti che sono quelli della posizione assicurativa del soggetto che ha necessità di fare la costruzione, e da lì si parte a ragionare sul trovare la miglior soluzione possibile. Ne parlavamo anche nell'intervallo, la situazione di quel lavoratore che sta attendendo la decisione del curatore fallimentare è davvero, come dire, l'esempio più fulgente di come qualche volta bisogna che i lavoratori purtroppo agiscano in modo tempestivo assieme alle associazioni sindacali e al patronato, perché chi deve fare quello che deve fare magari tarda a farlo, e questo, come dire, accaduta verifica un problema poi sulla posizione assicurativa successiva, e questo insomma è un po' un danno sia per gli importi sia per le posizioni, insomma accaduta c'è un problema davvero che si trascina nel tempo. Io stasera vi ringrazio, abbiamo cercato di dare indicazioni sulle indicazioni che non sono contenute, come tu dicevi, tanto nel documento di economia e finanza quanto nelle voci che il governo sta dando. Un po' forse perché c'è l'intenzione di fare davvero questa cosa, quindi l'augurio che davvero riusciamo ad avere qualcosa di certo prossimamente. Consiglio a quelle donne che potrebbero essere interessate però di cominciare a guardare la posizione assicurativa per costruirla. Ringrazio anche stasera voi che siete stati con me, ringrazio la regia di Paolo Ronzoni e Antonella Vaccondio in segreteria, lascio spazio alla rete, ci vediamo lunedì prossimo sempre in diretta, sempre alle 21. Buona serata a tutti. I diritti in diretta, in collaborazione con CGIL, Inca, Teorema.